Mini recensione richiesta da Patreon da Marco Zanetti, che mi chiede di parlare dell'ottavo capitolo della saga degli Amityville, quindi Amityville 8 Dollhouse. Allora, qui a differenza di tutti gli altri anche, comunque la casa non c'è, nel senso che comunque tratta di una famiglia unita, nel senso figli diversi, che va a vivere in una nuova casa per cercare di ricostruire il bene e tutto dopo la morte del padre di uno dei figli, insomma la solita storiella della gente vanasa. E una delle case delle bambole è fatta a immagine e somiglianza della famigerata appunto Amityville, la casa appunto degli altri sette film, e da lì in poi risveglia quindi il male, il bambino si farà aiutare dal babbo zombie, mi ricordo, non so, mi ricordo che lo guardai quando uscì in metà anni 90, mi pare del 96-97, in VHS. Da noi ha fortunatamente bypassato il cinema, perché io ho trovato questo film di una noia quasi mortale, uno di quei film di merda che proprio a metà anni 90 arrivavano in un video qui direttamente, nei quali noi riversavamo, noi amanti dell'oro, tutta la nostra fiducia per poi farci quattro risate e comunque goderne nonostante il troiaio, proprio per il gusto personale di guardare 650.000 horror più possibili al giorno. Detto questo, Dollhouse è girato da questo Steve White, interpretato da attori praticamente sconosciuti, con effetti speciali abbastanza decorosi ma sempre sotto il livello di guardia, montato di schifo, fotografia veramente oscena. Me lo ricordo un film lentissimo, noioso, non succedeva un cazzo, mi ricordo proprio uno dei film più stupidi della saga, tra l'altro saga che a me fa anche abbastanza cagare. Il primo Cassi, il primo era guardabile, e Amityville Possession invece di Damiano Damiani era di Mortone, un bel film. Il resto per me sono sulla falsa riga di questo Dollhouse, anche il terzo con cose lì, con quel topone che era negli anni 90-80, era un topone dal salto nel buio, un po' la bionda, mi ricordo più come si chiama. Comunque vabbè, i film sono tutti uguali, insano un cazzo, qui ci provano a rimuovere un po' levando la casa e mettendo la sede delle bambole, ma mi dispiace proprio, non siamo che dalle parti della sottomediocrità, c'è un film veramente modestissimo, non si riesce a arrivare quasi in fondo. Io l'ho visto due volte perché c'è una cassetta che comprai a 1000 lire che mi tirò nella ghigna a Delta Video quando ancora c'era, mi pare nel 97, poco prima che aprissi questo video con questa videoteca, e quindi mi dispiace a Marco, se ti piaceva continua a garbarti pure, se non ti piaceva fai bene, perché è un film veramente di merda. Quindi questo Amityville Dollhouse è roba veramente da starci lontanissimi, a meno che non si voglia vedere una trashata assoluta, nonostante mi ricordi abbia avuto un paio di momenti nella camerina con lo zombie che non erano male, ma il film nel complesso proprio non si lascia nemmeno quasi vedere.